Diciamo che ho ancora dei dubbi e la partita di domani serve anche per questo, per cercare di panare un po' questi dubbi. È chiaro che insomma delle certezze ci sono, ma in questo momento non ho ancora definito la lista delle 23. È bene che ci sia entusiasmo e amore e passione verso la nazionale femminile e quindi ci sia anche entusiasmo perché si va a fare una competizione mondiale che è qualcosa di meraviglioso e insomma è la manifestazione più bella che c'è, però ci vuole soprattutto equilibrio, capire dove siamo, in che contesto ci troviamo, nel senso che il movimento femminile in Italia cresce, sta crescendo sicuramente. Però insomma deve ancora fare dei passi importanti per poter essere allineato alle top, quelle che sono le top, che hanno una storia di progettualità, di investimenti, di risorse insomma diverse dalle nostre. Questo non significa che non ci debba essere entusiasmo, però la parola che io direi è quella di equilibrio, capire da dove partiamo e dove possiamo arrivare, nel senso che quando noi diciamo che l'obiettivo nostro è quello di provare a passare il girone, non significa che né io né Elisa né le ragazze vogliamo vincere il mondiale, no, il cuore nostro noi lo vogliamo vincere, però dobbiamo avere anche quell'equilibrio che ci dice bisogna affrontare partita dopo partita, perché ogni partita è assolutamente equilibrata e per riuscire a passare il girone dovremo dare il massimo. Poi se riusciremo a fare questo vedremo. C'è quello che noi, il sogno di tutti, e poi c'è un senso della realtà. E le due cose non sono in contrasto, vanno di pari passo e quindi tutto qua.